Questa iniziativa è stata pensata proprio per valorizzare le opere d'arte e questo patrimonio artistico che abbiamo e che è veramente eccezionale nella nostra piccola comunità. Io volevo ringraziare Antonio Pessetto perché con lui abbiamo pensato a questa, magari Antonio, vieni pure. Abbiamo pensato a questa iniziativa distribuita, diffusa nel nostro territorio di Volpago. Volpago, Benegazzù, Santa Maria e Selva. Siamo partiti da Santa Maria con una descrizione dal punto di vista architettonico della chiesa, diciamo diversa dal punto di vista dello stile rispetto a questa chiesa e alle altre chiese del territorio, e da lì con un accompagnamento musicale molto nutrito che ha curato Antonio, abbiamo iniziato questo percorso. Come amministrazione comunale siamo veramente orgogliosi di questa iniziativa che oltre ad essere appunto avere queste finalità di valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle chiese, ha anche una finalità di unire le nostre comunità che sono rappresentate, cioè la parrocchia è comunque un luogo di incontro, di relazioni importante. E quindi personalmente sono contenta di questa iniziativa e spero che sia anche una prepista per altre iniziative in collaborazione. Per questo ringrazio le parrocchie che hanno collaborato e ringrazio anche i cittadini più legati alle singole parrocchie, in questo caso Massimo Visentin, che poi ascolteremo. E volevo poi ringraziare la nostra collaboratrice istituzionale, Alessandra Iannacci, che è una partita come educatrice museale e ha una esperienza storico-artistica, che diciamo la sua professione, e ultimamente ha coniugato diciamo, l'esperienza didattica a quella proprio di guida anche turistica, ma comunque storico-artistica proprio delle bellezze del nostro territorio, in particolare Trevigiano, ma Veneto, Friuli Venezia Giulia, anche Emilia Romagna, quindi ha un'esperienza ormai consolidata. E noi l'abbiamo individuata come insomma, esperta proprio per questo tipo di iniziativa. La ringrazio perché anche per lei, da quello che ho capito, era una prima esperienza proprio specifica per quanto riguarda il coinvolgimento anche delle parrocchie. E quindi, insomma, speriamo che da qui ci siano anche, anzi, sono sicura, altre collaborazioni. Io non mi dilungo oltre, ricordo che ci saranno altri due appuntamenti, il 3 dicembre a Selva del Montello e il 14 gennaio a Volpago. Buon ascolto e buona serata a tutti. Buonasera a tutti, vi presento velocemente il podcast.
Partiremo con tre brani, abbiamo tre momenti, intervederemo in tre momenti. Il primo momento saranno tre brani rinascimentali, stiamo parlando comunque sempre di musica sacra in Palestrina. Poi faremo a metà serata, interverremo con altri due brani però di musica solistica, quindi andiamo verso il periodo barocco. E poi in conclusione della serata canteremo altri tre brani di autori contemporanei, quindi un linguaggio musicale un po' diverso. Per quanto riguarda i primi tre brani, Sicut Cervus, Superflumina Babilonis ed Epos Notaris di Palestrina. Questi sono brani, non c'è il tempo adesso, quindi io non mi soffermo, sono tre brani, ma soprattutto Superflumina e Epos Notaris, che sono dei brani nei quali l'autore dipinge, letteralmente dipinge il testo con la musica. Esempio in Ego Sultanis, io sono il pane del cielo, i vostri antenati hanno mangiato la manna del deserto, sono morti. Notate quello, ci sono tanti questi episodi, ma ripeto, non è la serata. In quel momento Palestrina cosa fa? Sembra che rallenti e manda tutte le voci nella parte più bassa. E poi Ic expani, decelo descendes, osservate il salto verso l'alto e poi la discesa della voce. Due episodi, ce ne sarebbero tanti altri, ma non è il momento. Buon ascolto.
Era costruita sopra questi, questi reperti, ma ho cercato di trovare anche delle notizie scritte e di Venegazù si inizia a trovare documenti scritti fin dal XII secolo. Infatti il 31 marzo del 1121, 900 anni fa, una tal Gisla, figlia di Viviano, abitante a Casier, sposata, discendente da una famiglia longobarda, fece dono al monastero della Madonna Granda di Treviso di una masseria, che era una casa con circa 20 campi padovani, nella contrada di Treviso, in località chiamata Viginizoi. A quel tempo Venegazù era denominato così, alle pendici del Montello, appunto. In un'altra nota storica, rinvenuta in una pergamena datata 1179 e custodita nell'archivio della Biblioteca Capitolare di Treviso, si viene a conoscere il nome di un prete nativo di Venegazù, un tal Ioanne, presbitero de Viginizudi. Da questa data, come riportato in un lungo elenco custodito in archivio parrocchiale, il paese di Venegazù ha sempre avuto un pastore che si prendeva cura delle anime e di una chiesa rurale intitolata Sant'Andrea Apostolo, protettore dei viandanti e dei boscaioli. Nelle antiche mappe di Viginizudo, il gruppo di case e la chiesa con campanile sono disegnate ai piedi del bosco in località appunto denominata Casteller. Ma a metà del XVIII secolo la popolazione era notevolmente cresciuta e la chiesa vecchia, ormai piccola, rovinosa e fredda, era incapace di contenere i fedeli. Questo è rilevato anche dal vescovo Francesco Giustiniani, che nella visita pastorale del 4 maggio 1752 aveva trovato chiesa e canonica in uno stato di generale deplorevole.
Così, già dal 1765 si pensò di costruirne una nuova lungo la Schiavonesca, vicino alla Villa Spineda, terminata da qualche anno. La chiesa, come potete notare, ha la facciata rivolta verso la villa, cosa non usuale, in quanto le chiese non sono mai rivolte verso est. In questo caso la chiesa è stata costruita verso la villa perché la chiesa fungeva anche da sepolcro della famiglia Spineda. Sotto l'atrio c'è tuttora la vasca sepolcrale dei conti, non ci sono più i resti, in quanto alla fine dell'Ottocento, con una legge del Regno d'Italia, non permetteva più la sepoltura attorno ai sagrati delle chiese e quindi sono stati riesumati e sono stati portati nella cappella gentilizia fatta costruire nel retro della proprietà. In quel periodo la strada, la via Schiavonesca, da Volpago verso Venegazzù, terminava proprio di fronte ai gradini della chiesa, questo perché era tutt'uno con la proprietà degli Spineda. L'incarico del progetto fu affidato all'architetto Giovanni Riccati di Castelfranco. La costruzione della nuova chiesa iniziò nel 1765 con la posa della prima pietra, ma i lavori in realtà iniziarono nel 1766 sotto la direzione di una commissione di deputati alla fabbrica, presieduta dal parroco e da cittadini. Lavori che procederanno molto lentamente sul ritmo delle offerte raccolte in chiesa e fuori. Il costo della fabbrica fu per 30 anni a carico della popolazione. Nel complesso lavoro sono coinvolti due capimastri, uno per le opere edili e uno per i falegnami. Poi una folla di manovali formata da bisnenti, reclutati a turno dalle famiglie del paese, che in cambio del lavoro si accontentarono di un bicchiere di vino. I masieri sono presenti con i carri e i buoi per il trasporto di rocce, sabbia, legname e qualsiasi altro materiale servisse al cantiere. Oltre alla manovalanza, il parroco versava le elemosine della chiesa, i massari consegnavano le offerte della luminaria, delle confraternite, delle scuole e i questuianti cercanti portarono i ricavati dei raccolti agricoli, il grano turco, il frumento, il vino e altre entrate. Queste offerte più o meno abbondanti, legate alle annate agricole, sono interrotte da ripetute e intermittenti periodi di siccità e grandinate che distruggevano i raccolti agricoli, interrompendo così i lavori. Il comune di Volpago e il capitano del bosco offrirono la legna e le rocce estratte dal montello e spesso il conte Spineda prestava consistenti somme di denaro. E così di giorno in giorno il denaro ricavato e speso venne registrato con diligenza in un libro delle entrate e delle uscite dal titolo Registro del ricavo et speso nella fabbrica della chiesa di Venegazzù, registro che tuttora è conservato in archivio. Nel registro sono scrupolosamente annotati i viaggi nel Montello, nel Piave, a Bassano, a Possagno, a Treviso, a Villorba e i costi dei materiali, pietre, sassi, sabbia, calce, legno, ma anche il filo di ferro, i chiodi e lo spago usato per il cantiere. E non manca mai, alla fine della giornata, il fiasco di vino per le maestranze. La nuova chiesa fu pronta nel 1794, quando fu benedetta e si cominciò ad officiare, e nello stesso tempo si smantellò quella vecchia. Il 16 ottobre 1825 fu poi solennemente consacrata dal vescovo di Treviso, Josef Grasser.
Buonasera a tutti, vedo qualche volto già conosciuto, già venuto al precedente incontro a Santa Maria della Vittoria. Naturalmente anche in questo caso il mio intervento sarà un intervento prima relativo, come nel caso di Massimo, all'architettura, e poi entrambi parleremo delle opere d'arte che sono conservate all'interno di questa chiesa. Massimo diceva che la chiesa nasce in stretta relazione naturalmente con Villa Spineda. Villa Spineda che appunto viene progettata nel 1753 per volontà di Marcantonio Spineda de Cattaneis da un architetto che penso conosciate, abbiate sentito nominare. Questo architetto si chiamava Giovanni Miazzi. Noi trevigiani lo conosciamo abbastanza bene perché tra l'altro è stato il progettista della facciata del nostro teatro comunale. Accanto a Miazzi poi entrò anche un altro architetto importante nella appunto elaborazione e nella costruzione effettiva di Villa Spineda, cioè Francesco Maria Preti, altro architetto importantissimo che ha lavorato molto nel territorio, e soprattutto i castellani lo conoscono bene perché autore dell'attuale Duomo di Castelfranco e del teatro accademico. Cosa c'entra la famiglia Spineda, cosa c'entrano i due architetti che ho citato con il progetto di questa chiesa? C'entrano molto perché è il rapporto che si viene a creare tra la famiglia Spineda e un gruppo che veniva chiamato una vera e propria scuola di architetti illuministi a dare vita a tutto quello che appunto si fronteggia, come ha detto giustamente Massimo, in quest'area al di sotto del Montello, quindi la villa e questa chiesa. Gli Spineda, che penso sappiate molto bene, erano una famiglia di antica nobiltà, una famiglia che già nel Medioevo è presente nel territorio del comune di Treviso e che al tempo a Treviso aveva alcuni palazzi importanti, tra i quali il palazzo che si affaccia su Piazza San Leonardo e che attualmente è sede della Cassa Marca. Gli Spineda avevano anche dei possedimenti importanti nei territori, tra cui appunto la realtà di Venegazzù e da molto tempo dei possedimenti nell'area di Breda di Piave. Ve lo dico perché dopo ci tornerà utile questa informazione quando parleremo dell'affresco che appunto sarà la prima delle opere che affronteremo nella seconda parte. Il fatto che lo Spineda affidi la progettazione, l'esecuzione dei lavori della sua villa a due architetti che facevano parte di un gruppo di architetti che erano uniti dalla medesima concezione dell'architettura e che facevano parte di un circolo illuministico nella città di Treviso, giustifica il fatto che per costruire questa chiesa il progetto venga affidato a un architetto di questo gruppo. Questo architetto si chiamava Giordano Riccati ed era uno dei massimi esponenti proprio di questa scuola, una scuola che nasce in realtà grazie al padre, il padre si chiamava Jacopo, e Jacopo Riccati è stato uno dei più grandi illuministi del nostro territorio. Che cosa si intende per illuminista? Si intende un intellettuale, tra l'altro Jacopo Riccati era un conte, che come tanti intellettuali facevano al tempo, non orientava il suo sapere esclusivamente in una direzione, ma aveva un sapere enciclopedico. Era prevalentemente un matematico e lasciò un segno importante nella storia della matematica, ma era
anche uno studioso di ottica, era uno studioso di musica, era uno studioso a sua volta di architettura, scrisse un trattato sull'architettura che i figli citano ma che non c'è giunto, ed era anche uno studioso di filosofia e di diritto, quindi davvero un intellettuale a 360 gradi, capace di, diciamo così, trasmettere ai figli questo amore per la cultura enciclopedica. E infatti dei ben 18 figli del conte Jacopo Riccati e della moglie, la nobile trevigiana Elisabetta Onego, tre almeno sono davvero diventati dei nomi importanti nella nostra cultura. Vincenzo ha proseguito gli studi, in particolare matematici, dal padre, mentre Giordano e Francesco sono diventati architetti molto importanti. E non solo architetti, ma anche, lo stesso Giordano, studiosi di matematica e di musica. Tutte discipline che convergono in quella che era la loro concezione dell'architettura. Quando Giordano ottiene l'affidamento dell'incarico per realizzare la chiesa di Venegazzù, è già un architetto affermato. È un architetto affermato nel capoluogo, quindi a Treviso, dove vince un concorso bandito dal capitolo della cattedrale del Duomo per ricostruire le navate della cattedrale di Treviso, cattedrale che ha origini molto antiche ma che con il tempo viene modificata, e soprattutto l'ultima parte, la parte destinata appunto ai fedeli, aveva bisogno di una revisione complessiva. Vince questo concorso anche a Treviso, come succede qui, e giustamente lo ha detto Massimo, i lavori procedono al principio a rilento, ma poi si riesce a realizzare questo progetto, che è il primo grande progetto di Giordano per Treviso, a cui ne seguono molti altri, tra cui ad esempio il rifacimento della chiesa di Sant'Andrea. Sembra quasi un caso, ma questa chiesa a Treviso, la chiesa di Sant'Andrea, come la chiesa di Sant'Andrea Venegazzù, hanno la stessa mano, quella di Giordano, o la facciata soprattutto della chiesa di Sant'Eonisto. Ma Giordano è anche un architetto di realtà di tipo appunto non religioso. Ho citato prima il palazzo di famiglia Piazza San Leonardo, della famiglia Spinedo ovviamente, e della stessa sua famiglia che, pur avendo la sua sede principale a Castelfranco, viene a stabilirsi a Treviso, e in un luogo molto particolare. Chi conosce Treviso sa qual è via Canova, sa dov'è la biblioteca storica di Treviso. Lì vicino c'è un palazzo dalla forma strana, fa una curva a un certo punto, ed è un palazzo evidentemente parte messo aggregato da palazzi precedenti, ripreso, ristrutturato da Giordano, e lo conoscete credo tutti perché è stato uno dei set del film Signore e Signori, girato appunto tanti anni fa in città. Quindi Giordano era davvero un architetto importante, riconosciuto, e autore anche di una riflessione sull'architettura, un trattatista, esattamente come tante altre personalità di quegli anni. Ma qual era la concezione dell'architettura di Giordano Riccati e di tutti i membri di questo circolo illuminista che appunto si sviluppava tra le due dimore di famiglia, cioè tra Castelfranco e Treviso? Era una concezione legata naturalmente a quello che è l'elemento cardine del secolo dei lumi, cioè la razionalità. Quindi un'architettura in cui il principio che sta alla base è il principio della proporzionalità tra le parti. Tutto deve essere semplice, lineare, equilibrato. E naturalmente il punto di riferimento che hanno questi architetti è quello che è stato per il Rinascimento il più grande architetto che ha lavorato nel nostro territorio, cioè Andrea Palladio. A differenza di altre direzioni che l'architettura ha preso in altri contesti, qui nel nostro territorio noi troviamo una certa uniformità stilistica in quasi tutte le realizzazioni
di ville, palazzi e chiese del periodo, perché sono tutti ispirati alla linea che è quella del neopalladianesimo, quindi la ripresa naturalmente dei principi che stanno alla base dell'architettura di Palladio e il rifiuto contemporaneo rispetto a tutto quello che è barocco, eccessivo, carico, inutile rispetto appunto alla linearità. Ma un altro elemento interessante che unifica tutte le grandi realizzazioni di questi architetti nel loro territorio è un principio matematico-musicale, cioè l'applicazione della media armonica nella definizione dei rapporti proporzionali tra lunghezza, larghezza e altezza della chiesa. Quindi quello che dicevamo prima, cioè questa ricerca di una unitarietà dal punto di vista degli studi, si applica in quelle che sono le grandi realizzazioni di questi architetti. Naturalmente la uniformità è data anche dall'utilizzo di alcuni elementi architettonici ricorrenti e che vediamo anche in questa chiesa, che è piccola, è meno naturalmente magniloquente rispetto al Duomo di Treviso o rispetto al Duomo di Castelfranco, ma che ci permette davvero di vedere quali sono gli elementi, anche potremmo dire standard, di questo tipo di architettura. Osservate ad esempio il senso di unitarietà che viene dato dalla cornice che corre lungo tutto il perimetro della chiesa. Una cornice dentellata, come se ne vedono di identiche, sia nel Duomo di Treviso sia nel Duomo di Castelfranco. Altro elemento che conferisce il carattere a questa chiesa è, come vedete, l'alternanza di colori tra il marmorino, che è il bianco del marmorino che caratterizza appunto la maggior parte dell'edificio, e il diverso colore che tutti gli elementi appunto architettonici come le cornici, i capitelli e le basi delle paraste, delle semicolonne, danno appunto come tono di colore, esattamente come avviene a Treviso e a Castelfranco. Quindi entrando in qualunque di queste chiese, noi è come se incontrassimo quello che abbiamo già visto e che è l'elemento unificatore dell'architettura di quegli anni. Vedete poi l'elemento del classico, il punto di riferimento sia dell'architettura di Palladio sia di questo neopalladianesimo illuminista è sempre l'architettura antica. Qui vedete che sono inserite queste paraste, queste semicolonne sporgenti appunto dalla muratura, il cui profilo è un profilo evidentemente derivato dall'architettura antica, con la voluta, con il ricciolo tipicamente ionico. Classico e rinascimentale è anche l'utilizzo naturalmente a più riprese dell'arco a tutto sesto, ripetuto nell'area presbiteriale, e l'utilizzo di un altro elemento architettonico interessante, che è la tipologia di finestra che vedete nella parte superiore della chiesa, quel tipo di finestra con, vedete, questa forma semicircolare, è la cosiddetta finestra termale, che è molto affine al tipo architettonico utilizzato nel mondo romano per quel particolare tipo di edificio, cioè le terme, e poi ripreso prima dall'architettura palladiana e poi da questa architettura, e che ha una funzione molto specifica che capite immediatamente entrando all'interno della chiesa: conferire una grande luminosità all'interno dell'edificio. E quello è l'altro elemento appunto importante che bisogna tenere in considerazione. Ancora, sempre in riferimento alla ripresa del classico e alla ripresa naturalmente del gusto palladiano, è la parte esterna della chiesa e il cosiddetto pronao, cioè quello che nei tempi antichi era il portico che
precedeva l'ingresso in quella che era la parte sacra, la cella, e che viene poi ripreso nell'architettura sacra come porticato d'accesso della chiesa. Un pronao che riprende naturalmente i modelli classici con quattro colonne, le cui terminazioni, i cui capitelli, in questo caso sono misti, cioè mettono insieme due stili diversi, quello ionico che vedete in queste colonne interne e quello corinzio che è un pochino più fiorito, un pochino più vegetale, con un grande frontone triangolare a sormontare il tutto, dando così un tocco davvero diciamo neopalladiano ancora una volta a questo angolo del territorio, che davvero, conservando questa chiesa e la Villa Spineda, è uno dei luoghi della provincia che meglio testimoniano l'impatto di questa architettura e di questo straordinario gruppo di giovani, al tempo neanche più giovani, architetti, e che davvero merita che vengano organizzate visite tali da valorizzare entrambi i siti. Con questo vi lascio e do la parola al prossimo intervento musicale. Thank you.
prendo l'anno della fine della costruzione della chiesa, il 1794. In questa chiesa sono stati trasportati opere e arredi appartenenti alla vecchia chiesa. L'altare maggiore, la vasca del battistero, oggetti adibiti alla celebrazione della messa. Adesso elenco i vari ambienti, partiamo dall'altare maggiore. La mensa, e il ciborio e il dossale provengono appunto dalla vecchia chiesa. Il dossale è di gusto manierista e caratterizzato da quattro colonne corinzie in marmo rosso a sostegno di un doppio timpano, quello posteriore semicircolare mentre quello anteriore è triangolare, con nel vertice una testa di putto spezzato alla base. Sulla sommità poggiano due angeli che adorano l'Eucaristia. La pala, inserita tra le colonne e il timpano in marmo, raffigura il martirio di Sant'Andrea e è di autore ignoto della fine del XVI secolo, da fonti che ho trovato in archivio. Curiosa è la storia di questo dipinto. In una pergamena datata 22 giugno 1560, conservata nell'archivio vescovile di Treviso, si cita la vendita di un piccolo appezzamento di terra da parte dei massari della chiesa di Sant'Andrea. È circa un quarto di campo situato a Venegazzù, nella contrada detta ai suoi, con un casone circondato da muro con tetto di paglia. Acquirente di questo appezzamento è il nobile trevigiano Ravagnino Ravagnini, che lo compra al prezzo di 70 ducati. I venditori dichiarano di aver fatto la vendita per poter pagare il prezzo convenuto al pittore che aveva dipinto la pala dell'altare maggiore della chiesa. I due altari laterali, a metà delle pareti della navata, furono acquistati subito dopo l'intitolazione della chiesa nel 1825. E furono acquistati dal parroco di allora, Don Angelo Vettorato, presso la chiesa dei Santi Apostoli di Venezia. L'altare alla mia sinistra è intitolato alla Madonna Addolorata. Nel basamento della mensa c'è una data 1663. L'altare è caratterizzato da due colonne in marmo con capitelli corinzi a sostegno del timpano ad arco spezzato in due punti. Nella parte centrale notate una testa femminile. Pregevole è pure il tabernacolo in marmo di Carrara, abbellito da una conchiglia e da due teste di angeli. Al centro la pala del pittore trevigiano Ascanio Spineda, discendente dalla nobile famiglia che parlava Alessandra prima, e raffigura la desolata che scende dal Calvario. La pala in origine doveva essere di dimensioni più grandi. Da notare nella parte superiore gli angeli sono troncati. Alla mia destra l'altare dedicato alla Madonna del Rosario, anche questo proveniente dalla chiesa di Venezia, anche questo con la stessa tipologia dell'altro. Al centro troviamo la pala di Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane, raffigurante appunto la Madonna del Rosario con i santi Domenico, San Francesco e San Liberale, patrono di Treviso. Lo notate perché oltre allo stendardo della città, con la mano sinistra sorregge il modellino del capoluogo della Marca. Sopra la navata, al centro della volta luminosa, è visibile la medaglia a fresco raffigurante il martirio e gloria di Sant'Andrea Apostolo di Giuseppe Bernardino Bison, noto affrescatore di palazzi e chiese. L'affresco è stato dipinto nel 1795, un anno dopo la fine della costruzione della chiesa,
su commissione della famiglia Spineda. Il Bison era un po' il pittore di casa Spineda. Ecco, il 15 agosto del 1975, prima del vespero, parte di questo affresco precipitò improvvisamente a causa di infiltrazioni d'acqua. Mi ricordo che avevo poco più di 10 anni e a quel tempo facevo il cricchetto. Venendo in chiesa abbiamo trovato una nube di polvere e i frammenti dell'affresco nel pavimento. A cura delle belle arti di Venezia, la porzione rimasta venne staccata col procedimento a strappo e fissata in una tela, restaurata e rimessa al suo posto nel 1977. Quella che adesso vedete non è l'affresco, è sempre l'affresco, però è riproposto su una tela e fissata con delle funi d'acciaio. Nel 1996 la parte mancante è stata ricostruita dal pittore Sergio Favotto e potete vedere, perché ha uno stile un po' diverso, è la parte dove si vede Sant'Andrea con il braccio alzato. Le tele che vediamo alle pareti sia del presbiterio che della navata sono state acquistate alla fine dell'Ottocento dal parroco di allora, Don Giuseppe Durante, nativo di Venegazzù, su indicazione di alcune famiglie di spicco. Don Giuseppe, tra l'altro, era amico del letterato montebellunese Augusto Serena, il quale era cugino del pittore Luigi Serena. E appunto, con il consiglio di queste figure, Don Giuseppe decise di arredare la chiesa con delle opere d'arte che non deturpassero lo stile del tempio. La ricerca durò diversi anni. In archivio sono conservate numerose corrispondenze con storici, galleristi e mercanti d'arte di Treviso, Padova e Venezia, che proponevano opere provenienti da chiese e conventi dismessi dalle leggi napoleoniche e conservate nei magazzini delle stesse. Nel presbiterio ci sono due grandi tele acquistate nel 1889 dall'abate Luigi Bailo, che è stato il fondatore del Museo Civico di Treviso. Questi dipinti raffigurano scene del Vecchio Testamento e sono opere attribuite a Giacomo Lauro, pittore trevigiano della metà del Cinquecento. Alla mia sinistra il Giudizio di Salomone e alla mia destra Ester e Assuero. Purtroppo il Giudizio di Salomone, per cause imprecisate, è andato distrutto durante il restauro nel 2001 a causa di un incendio. L'opera, ora fissata al posto dell'originale, è una copia fedelmente riprodotta dal pittore Sergio Favotto. Le tele che vediamo nella navata sono tele del XVII secolo, dedicate alla vita di Maria, acquistate sempre da Don Giuseppe Durante nel 1891, e queste sono provenienti dall'oratorio della Beata Vergine della Salute nella parrocchia di Santa Croce in Padova. In archivio c'è una nota che da Venegazzù sono andati 4 carri trainati da buoi a portare a Venegazzù appunto le 4 tele con le cornici. Entrando dalla porta principale, alla mia sinistra, la tela dal titolo Natività di Maria Santissima di Antonio Triva da Reggio Emilia, che fu allievo del Guercino. A seguire, sopra la porta nord, la presentazione di Maria al Tempio di Francesco Minorello, apprezzato pittore padovano, allievo di Luca Ferrari. Di fronte a questa potete notare l'Annunciazione di Giambattista Pellizzari, documentato nel Veneto agli inizi del Seicento,
un pittore veronese ma legato all'ambito culturale padovano. Sopra il battistero, in fondo a destra, l'assunta del pittore Naval Plac, un artista francese ma documentato nel Veneto a partire dal 1650. Ecco, tutte le tele che vedete nella chiesa, a parte quella del Palma Giovane, sono state tutte restaurate nell'arco degli anni dal 1994 al 2004 per opera di privati, per il contributo di privati e di enti parrocchiali. Ecco, da notare anche sopra il portale d'ingresso, dove fino al 1935 era ubicato l'organo e l'orchestra, che parleremo dopo, è stata fissata la tela dal titolo Beati i puri di cuore, opera del pittore contemporaneo Sergio Favotto. Lascio la parola a Alessandra, che ci parlerà nello specifico di alcune opere. Allora, io adesso mi sposterò un pochino, inizieremo a parlare dell'affresco, quindi potrete stare tranquillamente seduti, basta alzare un pochino la testa, mentre capite bene che per le altre opere alcuni potranno stare seduti, gli altri momentaneamente si dovranno alzare, poi ritorneranno al loro posto in modo tale che ci si possa spostare agevolmente da una parte e dall'altra senza ovviamente stare troppo vicini vista la nota situazione. Allora, come avrete capito da quello che vi ha appunto appena spiegato Massimo, all'interno di questa chiesa, come all'interno di tantissime chiese del territorio, ci sono delle opere che sono state concepite per la specifica chiesa, altre opere che provengono da fasi precedenti di una chiesa o, come nel caso di Venegazzù, dall'altra chiesa di Sant'Andrea, quella che poi è stata demolita, e poi ci sono tante opere che vengono da contesti diversi. E questo è un dato interessante che vedremo in modo assolutamente chiaro e evidente quando parleremo il mese prossimo della chiesa di Selva. Questa mobilità, diciamo così, delle opere, questa presenza di opere che possono venire anche da molto lontano, non è il caso di questa chiesa, perché appunto la provenienza degli altari è veneziana, la provenienza di alcune tele è padovana, ma per altre chiese si parla anche di spostamenti importanti, si legano, come diceva appunto Massimo, a un momento storico molto particolare, che è per l'appunto quello, il periodo napoleonico, quando molte realtà religiose vengono soppresse, le chiese vengono demanializzate e quindi naturalmente le opere si spostano. Osservando con la testa alta l'affresco, andiamo subito a conoscere chi è l'autore appunto di quest'opera, che ha avuto purtroppo un destino un pochino travagliato. Lo ha citato appunto Massimo, si tratta di Giuseppe Bernardino Bison, un pittore che viene chiamato qui probabilmente proprio dagli Spineda, quando la chiesa viene completata e aperta al culto, cioè dopo il 1794, l'affresco è databile quasi sicuramente al 1795, proprio perché Bison aveva lavorato per gli Spineda come decoratore di interni. Gli affreschi sono davvero eccezionali, non alla villa di Venegazzù, ma all'altra villa, quella di cui vi parlavo prima, la villa di Breda di Piave, dove abbiamo anche una comunanza di progettista, perché lo stesso Miazzi che ha realizzato la vostra villa qui a Venegazzù è stato anche il progettista di quell'altra villa. Quindi Bison era un pittore, come diceva Massimo,
diciamo così, di famiglia. Viene chiamato a realizzare un affresco da soffitto che naturalmente parla un linguaggio abbastanza noto, conosciuto qui nel nostro territorio, perché è evidentemente ispirato al modo di dipingere dei Tiepolo, Gian Battista e Gian Domenico Tiepolo, che sono stati tra i pittori più importanti della scena veneziana del Settecento e che hanno cambiato il modo di concepire la pittura, passando da quelli che erano i toni un po' cupi e un po' oscuri della pittura seicentesca a quello che potete vedere anche nella, appunto, riproposizione di questo stile da parte del Bison, a toni, vedete, molto più limpidi, luminosi, chiari, e un uso di colori che sono proprio caratteristici del Settecento veneziano: i toni pastello, i rosa, gli azzurri e comunque le varie sfumature anche degli altri colori. Ma chi era questo Bison? Bison era un pittore decoratore originario di Palmanova, incidentalmente, perché di famiglia qui del territorio, padre castellano e madre veneziana. Come tanti pittori del tempo, Bison nasce nella seconda metà del Settecento, si forma all'Accademia di Venezia e si forma in modo particolare seguendo un pittore scenografo. E grazie a questa sua formazione, ricordiamoci che sono gli anni 700 della grandissima esplosione del teatro e del gusto per la scenografia teatrale, anche grazie all'amicizia personale con il progettista della Fenice di Venezia, entra nel circuito sia della decorazione scenografica teatrale sia della decorazione in generale, e quindi comincia a dipingere sia a Venezia sia a Padova e in tutto il territorio e anche a Treviso, spostandosi poi più avanti anche nell'area dell'attuale Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste e a Gorizia. Rispetto all'epoca in cui Bison realizza questo affresco, ricordiamoci 1795, in realtà però lo stile della pittura era uno stile che stava cambiando, si stava evolvendo decisamente verso il neoclassicismo. Invece nelle opere di Bison, come in opere di suoi contemporanei, pensando sempre a Treviso, Giovan Battista Canale, che è stato un altro grande decoratore di chiese e di palazzi, abbiamo un legame ancora, diciamo, un po' più antico con la pittura, per l'appunto, di Tintoretto. Non solo per quanto riguarda il colore, l'uso della luce, l'uso di questi colori molto particolari, ma anche per quanto riguarda l'impianto scenografico della composizione. Vedete che la composizione, io adesso la vedo al contrario, bisogna osservarla dall'altra parte, è una composizione strutturata su due piani, su due livelli diversi, con un centro che è assolutamente il punto della grandissima luminosità, il cielo, e mentre la parte inferiore racconta per immagini il martirio di Sant'Andrea, con i protagonisti posti in una architettura, vedete, fortemente scorciata e fortemente teatrale, la parte superiore invece presenta la gloria del santo con l'apparizione naturalmente della Trinità e di un numero enorme di figure angeliche. Anche questo affollamento di figure, soprattutto nella parte superiore, nella parte celeste, è un altro elemento che accomuna quest'opera a tanti lavori, soprattutto decorazioni per soffitto dei due Tiepolo. Abbiamo la rappresentazione, naturalmente, essendo questa la chiesa di Sant'Andrea Apostolo, del martirio del santo, un santo che ha delle caratteristiche molto particolari dal punto di vista pittorico, perché fin dall'antichità, quindi fin dalle prime manifestazioni, appunto, della
caratteristiche del santo, è uno dei pochi apostoli che hanno una caratterizzazione specifica, non dal punto di vista degli attributi, ma dal punto di vista proprio della rappresentazione del volto. Sant'Andrea viene sempre rappresentato come un santo anziano, quindi con i capelli e la barba o grigi o bianchi, per cui è immediatamente riconoscibile. Poi lo vedete, è rappresentato nell'atto di essere, di stare per essere crocifisso ad una croce molto particolare. Sapete che la croce di Sant'Andrea è diversa dalla croce del Cristo, è la croce a X che è divenuta quella sì il suo attributo caratteristico. Non da subito, perché nel Medioevo veniva rappresentato con la croce tradizionale, quella cui è stato crocifisso anche Cristo, ma con il tempo si è diffusa appunto questa diversa tipologia iconografica. Lo vedete, anche se naturalmente, come diceva Massimo, questa non è la rappresentazione originale, ma è la rappresentazione con l'integrazione fatta dopo il crollo appunto della parte dell'affresco, lo vedete che nel momento appunto di andare al martirio rivolge lo sguardo verso l'alto e con la mano indica il cielo. Se fate un confronto con la pala d'altare esposto, vedete che, malgrado ovviamente le mani siano diverse, lo stile, il gusto, ci sia una grande diversità, però l'impostazione è esattamente la stessa. Quindi il santo, pur di fronte alla croce che gli viene posta davanti, ha già lo sguardo rivolto verso l'alto, quindi rivolto verso la sua gloria, e con la mano sta facendo il gesto simile a quello che fa sul soffitto, quindi ha già appunto il destino segnato ed è un destino di santità. Come nell'affresco, così nella pala d'altare, vedete che compare anche il personaggio che segna, decreta la sua condanna a morte, cioè il governatore di Patrasso. Sant'Andrea è stato martirizzato in Grecia, è stato martirizzato a Patrasso nel 60 d.C. e le schiere di soldati che naturalmente alludono al contesto storico specifico in cui avviene il martirio del santo, e che nell'opera di Bison, vedete, sono collocati su due livelli, direttamente a prendere il santo e a un livello appunto inferiore con una caratterizzazione, questa sì che ha colpito abbastanza gli storici dell'arte, perché sono volti che vengono caratterizzati in modo che pian pianino si accosta a quella che più avanti sarà una ricerca, tra virgolette, verista della definizione dei volti. La parte superiore, come vi dicevo, è straordinariamente affollata di figure, tra cui appunto spicca la Trinità e spiccano le figure degli angeli che reggono due elementi, la corona e la palma del martirio. La palma, cioè l'attributo che tutti i santi che subiscono per l'appunto il martirio tengono in mano. E li ritroviamo, gli stessi angeli, con appunto gli stessi attributi, nella parte superiore della pala d'altare. Quindi, anche se l'impianto delle due immagini è un impianto diverso, abbiamo però degli elementi che sono comuni a questa narrazione appunto legata al santo di questa chiesa. Ora, chi naturalmente è qui vicino e riesce a vedere questa pala può stare seduto, chi non riesce a vederla, se ha piacere naturalmente, si può alzare e si può mettere magari in punti un po' diversificati in modo tale da poterla ammirare, perché è davvero l'opera più importante di questa chiesa. È una pala che viene realizzata da un pittore importante, un pittore
che segna la transizione tra il 500 e il 600 e diciamo è l'ultimo grande nome della pittura di quello che è stato il secolo più grande per quanto riguarda l'arte di Venezia, cioè Palma il Giovane. Palma il Giovane, che veniva da una famiglia di pittori, nipote di Palma il Vecchio, si chiamava come lui Jacopo Negretti, nipote di un altro pittore di cui parleremo poi più avanti a Volpago, che si chiamava Bonifacio de Pitati, figlio di pittore, quindi davvero l'arte gli scorreva nelle vene. Evidentemente i primissimi anni sono anni di formazione veneziana, sono gli anni in cui naturalmente a Venezia dipingevano artisti di importanza straordinaria come Tiziano, come Veronese, come Tintoretto, ma dopo questi anni Palma ha un'esperienza importante in centro Italia, lavora alcuni anni appunto a servizio dei Della Rovere, lavora a Roma e quindi ha un imprinting, diciamo, artistico veneziano, si aggiunge anche una formazione ulteriore che è quella della grande arte manierista centro-italica. E questi due elementi per un certo periodo sono presenti entrambi nelle opere appunto più antiche del pittore, salvo poi naturalmente ritornato in modo definitivo a Venezia negli anni 70 del Cinquecento, essere di fatto il grande erede di quei pittori appunto che hanno segnato davvero una stagione importantissima della storia dell'arte mondiale, cioè Tiziano, Tintoretto e Veronese. Tra l'altro, quando torna a Venezia, Palma è già un artista abbastanza noto perché gli viene affidato un incarico importante, cioè affiancare per l'appunto Veronese, Tintoretto e Jacopo Bassano nella ridecorazione della sala principale di Palazzo Ducale, che era andato a fuoco nel 1577, quindi davvero un autore importante. Un autore che poi vede morire uno dietro l'altro i grandi maestri e quindi alla fine del Cinquecento diventa in un certo qual modo quasi l'unico riferimento per le grandi commissioni e infatti il catalogo di Palma il Giovane è un catalogo vastissimo che comprende opere in tantissime chiese veneziane, ma non solo, perché ha lavorato moltissimo anche a Treviso, in molte chiese trevigiane è presente una sua pala d'altare, ad esempio la chiesa di San Gregorio, alcune sue opere sono presenti anche in altre chiese e pensate quando nel Cinquecento assieme a Pozzo Serrato, quindi davvero non solo arte sacra ma anche la appunto come i predecessori il lavoro su strutture di carattere pubblico. Questa pala è una pala appunto sicuramente di mano di Palma il Giovane ed è una pala interessante per l'iconografia. L'iconografia è quella della Madonna del Rosario. Madonna del Rosario il cui culto, soprattutto dopo il 1570, è un culto popolarissimo in tutta Italia in particolare. È un culto che ovviamente è precedente e soprattutto la diffusione del rosario si lega a un evento molto specifico che è un sogno, un'apparizione, l'apparizione della Madonna appunto a San Domenico di Guzman nel 1208. Madonna che dà la corona di rose a San Domenico e questa apparizione segna in qualche modo l'origine di questo culto molto particolare. E non è un caso che nella formazione di un'iconografia, cioè di uno schema compositivo dedicato alla Madonna del Rosario, ci sia sempre al centro ovviamente la Madonna con il bambino e sia presente
sempre San Domenico di Guzman, che vedete sulla sinistra nell'abito che evidentemente è l'abito domenicano, quello bianco e nero. Ecco, generalmente in tutte le altre opere in cui è presente questa iconografia si trova anche un'altra figura allo stesso livello più o meno, che è quella di Santa Caterina da Siena, che era una santa importante per l'ordine domenicano, o più avanti Santa Rosa, che a sua volta è una santa appunto di ambito domenicano. Generalmente è la Madonna a porgere la corona di rose o la corona del rosario a San Domenico. In questo caso invece vedete che è il bambino a rivolgersi direttamente al santo e a dargli la corona di rose. Come mai questo soggetto diventa così popolare dopo il 1570? Perché sapete che nel 1570 c'è stata una battaglia importante, la battaglia di Lepanto, in cui la Lega Santa si è opposta ai turchi ed è riuscita ad ottenere una vittoria anche insperata. E il Papa del tempo si chiamava Pio V ed era un Papa domenicano e grande fedele della Vergine, attribuì proprio alla Vergine del Rosario la responsabilità di questa vittoria e da lì il culto appunto della Madonna del Rosario, che fu nominata poi Madonna della Vittoria, diventò un culto codificato e importante, con ovviamente una produzione notevolissima di pale d'altare da parte dei pittori più importanti tra la fine del Cinquecento e tutto il Seicento. In questa composizione, che vedete si divide in due parti, la parte inferiore è occupata da altri due santi. Generalmente per tutte le pale dedicate appunto alla Madonna del Rosario, nei diversi contesti cittadini, è spesso presente il santo cittadino e qui ritroviamo con gli attributi caratteristici San Liberale d'Altino. San Liberale, santo appunto di origine romana, soldato, che fu ed è tuttora il patrono della città di Treviso e che viene rappresentato, come in questo caso, in armi, con lo stendardo appunto cittadino e, per identificarlo ancora maggiormente come santo di Treviso, tiene in mano, vedete, il modellino della città. Ed è un dettaglio questo molto interessante, perché vediamo la città rinascimentale, la città con le mura nuove, la città appunto fortezza nata nel Cinquecento. L'altro santo che vedete è San Francesco d'Assisi e l'associazione di questi due santi chissà forse potrebbe far pensare a una probabile origine di questa pala, forse da qualche chiesa cittadina di Treviso o del territorio circostante Treviso. Io la mia idea ce l'ho, ma non la dico perché non è supportata da dati concreti. Ecco, se vi girate e guardate verso l'alto, come diceva precedentemente Massimo, abbiamo una serie di quattro tele di provenienza padovana, databili grosso modo alla metà del Seicento e in cui si ritrovano degli elementi stilistici un pochino diversi da quella che è invece la pittura che qui nel nostro territorio andava per la maggiore ancora nel Seicento. Natività della Vergine e la presentazione di Maria al Tempio sono opere di due pittori, il Triva e il Menorelli, che pur provenendo, essendo nativi di zone diverse, uno reggiano e l'altro della provincia di Padova, fanno entrambi riferimento ad uno stesso contesto artistico, che non è un contesto veneto, ma il contesto emiliano. Sono entrambi
l'uno per nascita, l'altro per formazione, dipendenti dalla grande pittura classicista bolognese. Come accennava prima Massimo, per quanto riguarda il Triva, si pensa addirittura ad un alunnato da parte di uno dei più grandi maestri della pittura bolognese del Seicento, cioè il Guercino, mentre nell'altro caso si parla di una scuola da parte di un altro pittore meno noto ma comunque importante nell'ambiente appunto bolognese emiliano del Seicento, cioè Luca Ferrari. Ecco, qual era la caratteristica della pittura bolognese di fine Cinquecento e della prima metà del Seicento? Parliamo di nomi importantissimi come quello dei pittori della famiglia Carracci, di Guercino per l'appunto, di Guido Reni. Erano pittori che, pur avendo appreso la lezione soprattutto legata alla luce e al colore di Caravaggio, tendevano a rielaborarla ma in un senso molto classico, riallacciandosi all'equilibrio e alla forma di quelli che erano i grandi maestri soprattutto della prima metà del Cinquecento, quindi rispetto ad un'evoluzione che aveva avuto la pittura in varie aree del territorio, quella che viene chiamata manierismo, quindi l'esasperazione di certi aspetti della pittura rinascimentale, e contro quella che invece è il percorso che alcuni pittori intraprendono seguendo la lezione di Caravaggio verso un gusto del cupo, dell'orrido, che sarà caratteristico del barocco. Questi pittori elaborano una pittura più equilibrata, che però è diversa dalla pittura veneta, sia nell'uso del colore, sia nell'impostazione delle figure. Figure che, come vedete, sia nel caso della Natività, sia nel caso della presentazione di Maria al Tempio, sono figure solide, massicce, e i colori sono colori molto diversi dai colori tipici di area veneta. Sono colori, vedete, più marcati, più accesi, con un contrasto di luci e di ombre molto appunto caratteristico. Colpisce molto, soprattutto nella seconda delle due opere, la figura in primo piano, che vedete viene colta di spalle, con un'illuminazione straordinaria che definisce in modo plastico le pieghe della veste. Qualche cenno, visto che appunto siete tutti da questa parte e la vedete benissimo, all'opera di Ascanio Spineda, opera che si inserisce sempre nel contesto della pittura del XVII secolo, quindi del Seicento, e che ci trasporta invece in un ambiente locale, non veneto, bensì trevigiano, perché l'opera e l'attività di Ascanio Spineda sono concentrati quasi esclusivamente a Treviso. Ascanio Spineda de Cattanis era membro di quella famiglia che abbiamo citato tante volte, famiglia che naturalmente nel corso dei secoli diede alla città di Treviso artisti, letterati, uomini politici, uomini d'arme, e che entrò proprio nel Seicento a far parte anche della nobiltà veneziana. Qui vedete un'opera appunto che si cala in quella che è proprio lo spirito dell'arte seicentesca, soprattutto nell'esaltazione per l'appunto del tema del dolore e specificamente in questo caso del tema della passione di Cristo, che viene evidentemente citata attraverso le croci in profondità e attraverso gli angeli, purtroppo vedete, come diceva Massimo, troncati, che reggono tra le mani gli strumenti della passione del Cristo, ovviamente la corona di spine, i chiodi e il sudario. Spicca su tutto e su un, vedete, ambientazione paesaggistica cupa oscura, il volto della Vergine che esprime in modo abbastanza efficace il dolore per il martirio naturalmente del figlio.
Per concludere, ci dovremmo un pochino spostare in modo più consistente, perché volevo appunto chiudere il mio intervento con la tela che rappresenta l'incontro e lo svenimento di Esther davanti ad Assuero. Però è all'interno del presbiterio, quindi proviamo a posizionarci se riusciamo. Io mi metto qui nell'angolino, spero che riusciate a vederla. In ogni caso, dopo vi proporremo di andare dietro l'altare, appunto, per vedere una cosa molto speciale, e quindi se adesso non riuscite a vedere bene l'opera, dopo potrete fermarvi in modo un pochino più accurato. Ecco, l'opera che vedete è una di quelle tante opere che soprattutto periodo post-controriforma illustrano temi biblici che vengono appunto rappresentati, anche perché il soggetto in qualche modo viene letto come un'anticipazione invece di quello che è la vicenda del Cristo e la vicenda della Vergine. Si tratta di un episodio molto noto, si tratta di un episodio tratto dal libro di Esther. Esther, questa fanciulla ebrea che viveva alla corte del re di Persia, Assuero, che ripudia la moglie, sceglie tra le fanciulle appunto del tempo la bellissima Esther, la fa propria sposa, la rende regina, e però ha a corte un personaggio importante, zio della stessa Esther, Mardocheo, il quale si rifiuta di inginocchiarsi, di prostrarsi di fronte al primo ministro di Assuero. E quindi questo primo ministro, per vendicare l'affronto, decide di mandare a morte tutti gli ebrei presenti appunto in Persia. Mardocheo chiede a Esther di intercedere per appunto salvare i giudei di fronte al marito, ed Esther, vestendo il suo abito migliore, più bello, più ricco, decide di andare di fronte appunto ad Assuero, anche se c'era il divieto assoluto di presentarsi spontaneamente di fronte al re per tutti, pena la morte. Quindi Esther decide di rischiare, decide di eventualmente sacrificare se stessa per poter chiedere appunto di salvare gli ebrei. E qui la vedete, il momento in cui Assuero prima le si scaglia contro e poi, vedendola svenire per la paura, ha pietà di lei e decide di salvarla. L'opera, vedete, è un'opera che rientra dal punto di vista stilistico nell'ambito invece della pittura veneta della seconda metà del Cinquecento, soprattutto diciamo della fine del Cinquecento, se è vera l'attribuzione che Luigi Bailo ha dato di quest'opera. Attribuzione ad un pittore veneziano, si chiamava Giacomo o Jacopo Lauro, che andò a vivere a Treviso intorno al 1590 e che, avendo avuto comunque una vita molto breve, perché morì a poco più di 30 anni, lavorò quasi esclusivamente in città. Quindi è probabile che anche questa coppia di tele, di cui purtroppo, come diceva Massimo, è rimasto solo questo originale, sia in qualche modo da attribuire a un ambito trevigiano, o quantomeno un ambito dello stretto circondario di Treviso. Il Lauro era un allievo e amico di pittori di un calibro straordinario, cioè i pittori appartenenti alla cerchia di Paolo Veronese, i pittori della famiglia Cagliari,
di cui probabilmente ancora nel suo periodo della giovinezza veneziana fu allievo, e molto spesso le opere che vengono attribuite a Lauro sono opere in cui l'elemento caratteristico è la vicinanza stilistica proprio con le opere di Paolo Veronese e della famiglia di Paolo Veronese. Questo pittore ha lavorato quasi, come vi dicevo, esclusivamente a Treviso, e se lo volete conoscere un pochino meglio potete andare alla chiesa di San Nicolò, dove c'è un bellissimo organo con delle portelle dipinte, e dipinte con le storie del Papa Benedetto XI, Papa Trevigiano, e dipinte proprio da questo pittore. Quindi potete operare un confronto tra opere sicuramente attribuite a lui e quest'opera, che presenta degli elementi stilistici appunto confrontabili, ma la cui attribuzione appunto si basa esclusivamente, a quanto ne so io almeno, sull'opinione di Luigi Bailo. Luigi Bailo, con cui voglio chiudere il mio intervento, perché per noi trevigiani è stato un uomo di importanza fondamentale, non solo perché grazie a lui è nato il nostro museo trevigiano, un museo che voleva essere un museo di tutto il territorio, ma perché è stato un uomo che è riuscito a salvare un numero enorme di opere d'arte, di reperti archeologici, e davvero a restituire dignità a questi materiali e a queste opere. Con questo ho concluso e lascio nuovamente la parola al coro.
abbiamo quasi finito. Vi parlo ora di un'opera che purtroppo non possiamo vedere con i nostri occhi se non in foto. Quello che vediamo in foto è l'organo e il coro che esisteva fino al 1934 sopra il portale d'ingresso. Fin dal 1839 parroco e parrocchiani si impegnarono per dotare la chiesa di un organo per il decoro delle sacre funzioni. Il lavoro fu commissionato alla ditta Giacomo Bazzani di Venezia, fabbricanti d'organo, successori del Callido. Il prezzo di allora fu concordato in lire austriache 4.500 da pagare in 3 anni. L'orchestra dell'organo con la bossola fu costruita dall'artista falegname Giuseppe Ceschin di Soligo per 1.450 piccole lire venete. L'orchestra fu costruita alla fine del 1839 e l'organo fu ultimato nel 1840. Organo e orchestra rimasero al loro posto fino appunto al 1935, quando il parroco di allora, Don Sante Brusa, aderendo alla riforma siciliana, la quale imponeva alla liturgia una musica più sobria e meno appariscente, l'organo originale aveva delle funzioni simili a orchestre, simili a bande, a fanfare, un suono molto, molto importante, insomma. Quindi decise di smontarlo, di vendere l'orchestra e trasportare l'organo, quello che rimaneva dell'organo, nella cantoria che fece costruire nel retro dell'altar maggiore e che dopo vi invitiamo in maniera ordinata di andare a vedere. Perché? Perché abbiamo rinvenuto dai magazzini della chiesa il drappo raffigurante Santa Cecilia, che è una copia della tavola raffigurante l'estasi di Santa Cecilia del Raffaello, che appunto copriva il cassone contenente le canne, che possiamo vedere nella foto. Ecco, prima di alzarci e visitare l'organo e il drappo di Santa Cecilia, volevo invitare il parroco Don Massimo e il sindaco Paolo Guizzo per un saluto. Buonasera a tutti voi. E il saluto è semplicemente per ringraziare di questa ottima idea, mi pare, di valorizzare tutta questa ricchezza che diversamente rischierebbe di rimanere un po' nascosta e un po' non valorizzata attraverso questo piccolo itinerario dentro a tutte quante le chiese nostre del territorio, le 4 chiese. E mi sembra che sia stata ben espressa tutta la passione per l'arte, dalla parte del canto, della storia e di tutte quante le attenzioni che ci sono per la parte artistica di questa chiesa. E volevo ringraziare appunto di questo gusto, di questa passione che è emersa, perché è quello che più fa ricchezza e che ci aiuta a entrare dentro a tutti questi tesori. E ringrazio anche a nome di tutta quanta la comunità, l'amministrazione che ha preso questa iniziativa, l'assessore Livotto e poi anche chi l'ha aiutata poi a organizzare. E ringrazio anche il
Massimo che è sempre dentro a tutto quanto questa organizzazione, che ci aiuta a portare avanti, a realizzare anche tante piccole iniziative, tra cui accompagnare questa. E vi faccio presente anche il piccolo appuntamento che ci sarà i prossimi giorni, mi è stato chiesto da parte della Proloco, anche perché riguarda un po' tutta quanta la vita della comunità. Mercoledì prossimo sarà presente una reliquia di Sant'Antonio che sta facendo un tragitto pellegrinante da Agemona verso Padova, e per ricostruire e realizzare questo prossimo pellegrinaggio, questo prossimo itinerario, con la messa alle 18:30, una piccola presentazione prima della messa, un docufilm che sarà presentato in Salone Foresti nel dopo cena. E per chi desidera, è una bella occasione anche questa per entrare e valorizzare tutte le iniziative che ci sono dentro al nostro territorio, e anche valorizzare tanta profusione di energie da parte di chi si è prodigato per realizzare tutto questo. Ancora grazie, buona serata a voi. Buonasera a tutti voi, un piacere vedervi così numerosi questa sera. Faccio mie le parole di Don Massimo e devo ringraziarlo anche per l'opportunità che ci ha dato. Questa iniziativa, diciamo, che è partita da Maestro Pessetto con l'idea proprio di organizzare dei concerti appunto nelle chiese della comunità del Comune di Volpargo, e che poi, grazie all'assessorato della cultura, a cui va un applauso da questo punto di vista, abbiamo deciso di approfittare di questa occasione per far conoscere il più possibile le opere che ci sono nelle chiese. Da questo punto di vista va un grazie al Massimo Pesetti per il lavoro che ha fatto, e alla guida turistica Alessandra Iannacci, e a tutti coloro che hanno collaborato a questo, perché anche qui l'Ufficio Cultura ha lavorato parecchio. Rilasciandomi a quanto appunto ha detto Don Massimo sulla reliquia di Sant'Antonio, non è qui presente fra noi in questo momento, ma va un ringraziamento particolare a Mario Frassetto, presidente della Proloco di Volpargo, perché, diciamo così, tramite suo e tramite l'EUMPLI, quindi l'Associazione Nazionale delle Proloco, che siamo riusciti a far inserire proprio la tradotta, quindi il percorso lungo, quindi conosciamo tutti la pista ciclopedonale realizzata su quello che era l'ex sedime ferroviario, nel percorso di Sant'Antonio, perché in realtà il percorso si muoveva sulla parte superiore, quindi andava verso Valdobbiadene e si portava, però perché questo è un percorso, diciamo, che si presta anche alle persone che hanno difficoltà proprio a muoversi, perché è molto più lineare, più semplice. In questa occasione, diciamo, è stato inserito, e quindi è una tratta alternativa per portarsi da Agemona a Padova muovendosi sulla parte bassa, diciamo, quindi più agevole. Non devo dire altro, perché ha già detto Don Massimo quando sarà la cosa, invito la comunità appunto a essere presente per l'occasione. Grazie e buonasera. Ecco, per chi appunto desidera, possiamo visitare il drappo e l'organo. Partiamo da questo lato, facciamo un giro e usciamo dall'altro lato in maniera appunto ordinata.